Per questo nuovo episodio ho intervistato Aaron Brancotti, sviluppatore software, musicista e CTO di Fishbone Creek. Aaron è stato uno dei primi sviluppatori di sistemi di realtà virtuale in Italia, in modo particolare quelli legati al mondo dei giochi arcade, già a partire dai primi anni 90. Nel corso di queste quasi due ore verrete accompagnati alla scoperta di quel periodo pionieristico. Scoprirete come si lavorava con i visori dell'epoca, come si potevano creare sistemi VR a basso costo e come questa industria è prima morta e poi resuscitata sotto altre forme. Il tutto filtrato dall'esperienza pluritrentennale di Aaron. Ma l'ospite di questa puntata è anche uno scrittore appassionato. Non solo è stato uno delle prime firme della leggendaria rivista Virtual, ma pochi mesi fa, insieme ad Alessio Mazzolotti, ha pubblicato questo libro, Metaverse Architect, Skillset per costruire altri mondi. Un libro che vorrei consigliare a tutti, sia esperti che appassionati, e che oggi inserirei senza problemi nella mia lista aggiornata dei libri per iniziare nel mondo XR. Se non hai ancora visto il video, ti lascio il link qui sopra. Come sempre, nella descrizione del video vi lascio tutti i link e i riferimenti per approfondire i temi trattati. Specialmente in questo caso vi lascio il link del sito web di Aaron e una playlist con una serie di video che potremmo definire d'epoca, che vedono il nostro ospite intento a dimostrare tutto il suo arsenale fatto di pesanti visori e device per surfare in VR. Buona visione! Allora, devo fare una premessa perché in realtà io sono abbastanza vecchio, nel senso che ho 60 anni, ho 59 anni, sono del 64, quindi tecnicamente sarei un boomer e non dovrei capire un cacchio di tecnologia. In realtà quando ero bambino ero flippatissimo con le robe di fantascienza eccetera eccetera, quindi 64, 69, a 5 anni mi ricordo che ho visto lo sbarco sulla luna, ero impazzito, tutte queste robe qui. E andando avanti, quindi mi sono appassionato all'elettronica e quindi a 11-12 anni passavo il mio tempo in GBC a comprare le resistenze, quindi elettronica puramente analogica, non c'era ancora un tubo, era una cosa completamente diversa rispetto ad adesso. Adesso in qualsiasi cosa ci metti un microprocessore e scrivi del codice. A quei tempi là, se volevi far lampeggiare un LED, costruivi, cioè prendevi un 555, ci mettevi in condensatore e LED lampeggiava, proprio una roba diversa. Cos'è successo? È successo che volendo fare elettronica, poi vicino a casa mia, vicino a dove abitavo, non c'erano scuole che facessero elettronica, sono andato a fare un istituto tecnico, il biennio di istituto tecnico, temporeggiando, e quindi non ho fatto il classico liceo scientifico che tutti quanti facevano, e alla fine ho scoperto un po' lontano da casa una scuola sperimentale che si chiama Villa Greppi a Besana Brianza, dove effettivamente c'era un corso di elettronica, quindi ho fatto gli esami di ammissione con l'idea di fare il triennio di elettronica. Cosa succede? Succede che in questa scuola c'era un computer, c'era un IBM donato dall'associazione industriali di Como o di Lecco, non mi ricordo, e quindi ho visto il mio primo computer lì. Non ho capito assolutamente nulla di cosa fosse quella roba lì per un certo periodo di tempo. Poi a un certo punto mi è partito l'embolo, ho detto ed era il 79 a questo punto, quindi 79-80 inizio a studiare elettronica, ma contemporaneamente arriva la grande ondata dei microcomputer da casa, quindi lo ZX80, poi dopo e il Commodore 64, poi dopo arriverà lo Spectrum, l'Amiga, Atari, eccetera, eccetera. E quindi lì faccio questo mio shift dall'elettronica all'informatica e mi flippo completamente con l'informatica e vado avanti per vari anni. Faccio le superiori, nell'83 mi diplomo, mi iscrivo a scienza dell'informazione, quindi gli anni successivi passati veramente a scrivere roba, quindi Pascal, il C, tutte quelle robe lì. Nel 1987 esce questo numero qui di Scientific American,
Ed è una cosa abbastanza divertente perché in questo numero la prossima rivoluzione informatica con in copertina un data glove non c'è scritto mai la parola realtà virtuale, non era ancora stata inventata la parola realtà virtuale perché la inventerà poi Jaron Lanier, tutte queste robe qui. Come veniva definita? Ah, interfacce avanzate per il computing, lo chiamavano. Cioè, è un numero tutto su grafica avanzatissima, che se la vedi adesso fa ovviamente ridere perché sono robe Certo. così. Sì, erano, chiamano l'articolo in particolare, lo chiama Interfacce per l'elaborazione avanzata. Peraltro l'articolo è di James D. Foley. Il Foley è... questo qui è quello che ha fatto insieme a costruito insieme a il, come si chiama, la spada di Damocle, hai presente? Ah, sì, con Sutherland, sì. Esattamente, è quello che ha sviluppato insieme a Sutherland Damocle, eccetera, eccetera. E niente, io qua sono andato completamente fuori di testa perché ho detto: cos'è sta roba incredibile? Perché cioè è ovvio che per uno che scrive software ed è completamente impallinato col software, inizia a vedere la possibilità di fare roba tridimensionale. Cioè, andavi veramente, qui avevano delle macchine mostruose che facevano 100 poligoni al secondo, però ci riuscivano, capito? Questo qui c'erano i Silicon Graphics, c'erano tutte quelle macchine lì, costavano tonnellate di denaro. E quindi inizio a dire: ma questa è una roba pazzesca, cioè puoi costruirti il tuo mondo, puoi fare delle robe pazzesche con questa roba qui che poi verrà chiamata realtà virtuale. Questa roba qui succedeva nel 1987, io vado avanti a menarmela, poi intanto scopro il filone letterario, il cyberpunk, no? Nel 1982 Gibson scrive il Neuromante, quindi nel frattempo è arrivato in Italia, quindi si iniziano a leggere le prime robe. Nel 1990, completamente per caso, dovevo comprare un computer nuovo. Finisco in un posto che mi avevano indicato semplicemente perché aveva dei buoni prezzi e robe del genere, a Palazzolo Milanese. Entro dentro, ah sì, di qua di là volevo comprare un computer, ah, eccetera, eccetera. Sì, ma che tipo di computer ti serve? Adesso io sono uno che scrive software, perché nel frattempo avevo anche guadagnato, nonostante la giovane età, avevo anche guadagnato dei soldi perché non c'era nessuno che faceva quel lavoro lì. Per cui, nel frattempo c'erano anche le macchine MSX, non so se te le ricordi. Erano computer basic, erano computer che avevano l'interprete basic, macchine prevalentemente giapponesi peraltro, e cioè hanno avuto un grande successo in Giappone. Erano varie marche, erano accomunate da questa sigla MSX. C'erano molti giochi e io avevo fatto, guarda caso, le parti di suono, gli effetti speciali. C'era una società milanese che sviluppava dei giochini e io avevo sviluppato la parte audio e quindi avevo anche iniziato a guadagnare i miei primi soldi. Niente, appunto, racconto queste cose qui in questa società di Palazzo Milanese. Ah, ma va, ma scrivi software, ah, interessante. Ah, vieni, vieni, ti faccio vedere una roba. C'è questo tipo, erano tre fratelli questi ragazzi qui. Uno in particolare era un po' uno smanazzone, quindi abbiamo fatto amicizia. Mi fa, vieni, vieni, ti faccio vedere una roba. Mi porta in uno stanzino, apre la porta, c'è dentro un virtuality. E rimango lì come... 15 secondi di silenzio, dico: ma scusa, cioè, ero a Palazzolo Milanese e improvvisamente sono alla NASA, capito? Cioè, che senso ha un affare di questi a Palazzolo Milanese? E quindi questo qui mi dice: guarda, no, è successo che io sono andato in vacanza in Inghilterra, al Trocadero, ne avevano uno, ho detto: cacchio, sta roba qua è incredibile, ho preso i contatti, ho contattato la società che li fa, che è inglese, W Industries, W sta per Jonathan Holdern, che erano i produttori dei virtuality, e quindi hanno preso la rappresentanza per l'Italia, hanno iniziato a importarli in Italia ed erano macchine per sala giochi. Se vai su,
Google Images Sì, e sì, sì, sì. cerchi Sì, virtuality. sì, 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 sì. Okay. La seconda immagine c'è un tipo con una maglietta fucsia e un casco di 5 kg in testa, quello lì sono io. Fantastico. Erano delle macchine, appunto, per macchine per realtà virtuali per sala giochi. Quindi c'erano sopra dei giochi arcade veramente molto molto primitivi. C'era il più famoso di tutti è stato Dactyl Nightmare, dove sostanzialmente c'erano una serie di piattaforme collegate da scale e c'era un pterodattilo che girava in giro e tu dovevi sparare agli altri. Funzionava fino a 4 macchine collegate tra loro in rete locale, sì. Aspetta. Era uno shoot 'em up, adesso lo chiameremmo un battle royale qua. Però, e poi ogni tanto veniva giù lo pterodattilo che ti prendeva e ti portava via, quindi dovevi anche proteggerti dallo pterodattilo. E completamente flat shade, ti dico, in queste macchine se riuscivano a tritare 1000 poligoni, flat shade reale era tanto, cioè. Nonostante fossero degli Amiga, erano degli Amiga 2000 modificati da questo personaggio, Jonathan Wolden, che è il classico ragazzo che si è messo nello scantinato a montarsi, si è fatto il suo casco, eccetera, eccetera. Poi ha trovato dei finanziatori. Il pattern è sempre quello, esattamente quello che poi ha fatto Palmer Luckey, Esatto, sì. sempre quella roba lì, che voglio dire, che viene ancora da Bill Gates, cioè lo stereotipo. Poi se è vero non lo sappiamo, però diciamo che l'andazzo è quello lì. E quindi niente, io mi ritrovo davanti questa macchina qui, mi ritrovo davanti questo virtuality, sto zitto per 15 secondi e poi dico a questo qui, dimmi cosa devo fare per metterti le mani sopra, perché io da adesso ti stalkererò. Ti romperò le scatole fino a quando tu non mi farai lavorare con questo affare qui. E quindi ho iniziato ad andare lì tutti i giorni gratis per qualche mese. Poi dopo un certo punto hanno visto che venivano fuori delle robe, perché intanto cosa è successo? È successo che loro non avevano solo preso la rappresentanza per l'Italia, quindi non è che vendevano solamente, avevano anche preso, avevano anche comprato l'SDK, quindi si poteva scrivere cose. Quella macchina lì, e quindi hanno iniziato a vendere queste macchine negli eventi sviluppando del software ad hoc, il software che appunto sviluppavo io. E quindi queste macchine hanno iniziato a vedersi in giro al di fuori delle sale giochi, quindi a eventi speciali tipo eventi all'incubatore tecnologico della Bicocca, sponsorizzati da Pirelli, cose di questo tipo. Avevamo fatto un simulatore di offshore, ce n'erano due di versioni di virtuality, c'era la versione seduta e la versione in piedi. La versione seduta aveva solamente il sensore per la testa e poi aveva dei joystick. Mentre invece la versione in piedi aveva il casco, quindi un sensore per il casco, un sensore per una mano, perché utilizzavano dei sensori che si chiamavano Polemus, erano dei Ah, sensori elettromagnetici, esatto, sì, erano una missilata. ma erano mo molto utilizzati, erano abbastanza, non erano a 6 gradi di libertà, Sì, no? Sì. assolutamente sì. Però ti dico, rispetto alle robe che ci sono adesso, assolutamente ridicoli. Vabbè, certo. Veramente il sensore elettromagnetico bastava che ci fosse un pezzo di metallo da qualche parte e si starava Sì. completamente. Poi dovevi avere l'antennone in mezzo sopra la testa. Funzionava bene quando eri a 50-60 cm dall'antennone, ma se ti allontanavi vedevi la tua mano là. Cioè, quindi. E la cosa buffa è che appunto costava così tanto che non hanno mai prodotto una macchina con la testa e due mani, avevi solamente una mano. Nonostante questo, hanno sviluppato un gioco di box e quindi boxavi con una mano sola. Questo robe che a dirle adesso, cioè il concetto dell'usabilità UX design, cioè sono robe che ti fanno ridere veramente, perché come ti viene in mente di tutte le robe che puoi fare la box con una mano sola. Okay. Completamente senza senso.
E quindi niente, inizia a lavorare per questa roba qui, su questi virtuality, e questo è stato come ho approcciato la. Quindi c'erano solo questi sistemi, diciamo, che si vedevano fuori, magari dai laboratori di ricerca in Italia, o c'era qualche altro tipo Ah, di no, hardware o sistema? c'erano degli altri sistemi. Questo qui era l'unico da gioco. In realtà c'erano degli altri sistemi, tipo mi ricordo c'era un'altra società che si chiamava Atma, che distribuiva un altro sistema con casco diverso, e erano sempre comunque integrazioni. In realtà l'unico sistema che nascesse già integrato, che mi ricordo io, era Virtuality. C'erano degli altri sistemi che però erano assemblati, quindi il casco lo faceva un produttore, le macchine tipicamente erano dei Silicon Graphics, e poi c'erano delle società che facevano l'integrazione e sviluppavano software sopra. È per quello che dico che non ero io l'unico programmatore, io lavoravo in Virtuality, però per esempio in Atma c'era quest'altro ragazzo che si chiamava Dexter. E anche lui era uno sviluppatore VR dei primi anni 90, assolutamente. Poi sono nate delle altre società che hanno fatto altri tipi di integrazione, tipo gli HiMam a Bologna. Quando sono arrivati i primi giochi 3D, quindi ti parlo di Wolfenstein 3D, ti parlo di Doom, ancora prima di Quake, ti parlo di Doom. C'erano dei trucchi per agganciare il casco, c'erano dei driver per mouse che potevi agganciare il casco, per cui quando ti giravi cambiava il punto di vista e quindi vedevi Doom all'interno Interessante. del casco. Avevano sviluppato dei sistemi sempre per sala giochi di quel tipo lì, e giocavi a Doom. Era una roba estremamente variegata. E poi contemporaneamente cosa succede? Che all'inizio degli anni 90 c'è anche tutta la scena underground, dimenticavo, tutta la scena underground e tutto il discorso di quello che dicevi tu, che hai visto dei video dove io parlo Della del Power Glove. Power Glove, eccetera, eccetera, eccetera. Quella era la cosiddetta scena della VR a basso costo. Perché c'è stato effettivamente un interesse fortissimo perché da una parte avevi la VR, quella dei laboratori che costava l'ira di Dio, cioè un casco costava 8.000 euro, il Polemus costava 8.000 euro, le schede grafiche acceleratrici senza le quali non facevi assolutamente costavano 4.000 euro l'una, quindi un'altra volta 8.000 euro per fare la stereoscopia. E quindi assemblare un sistema costava veramente decine, scusa, dollari, costava decine di migliaia di dollari, ovviamente eravamo negli anni 90, c'erano ancora da dire. Per dirti, un virtuality seduto veniva venduto a circa 60 milioni di lire. Virtuality in piedi veniva venduto a circa 100 milioni di lire alle sale giochi. Cioè erano dei costi altissimi, veramente altissimi. Però, appunto, c'è questa, proprio sulla scia del successo del cyberpunk di quegli anni lì, poi nel 92. Neal Stephenson scrive Snow Crash, che arriva in Italia nel 1995, tradotto da Shake. Shake, cyberpunk, giro cyberpunk milanese, underground, quindi gomma, raffaldo, eccetera, eccetera. Traducono Snow Crash e infilano una serie di successi, perché poi vanno anche a pescarsi Sterling, traducono Sterling, e quindi nell'underground si inizia a leggere molta letteratura fantascientifica cyberpunk. Vengono fatti i famosi Conchetta Media Party, dove venivano dimostrate appunto queste tecnologie a basso costo. C'era in particolare una pubblicazione che si chiamava PCVR, che non so se conosci, PCVR, scritta da tale Joe Gradecky, che trovi online,
sulla quale c'erano appunto tutti i primi schemi di come hackerare il Power Glove e attaccarlo. Sì, ci sono tutti gli schemi. I miei primi articoli su Virtual parlano proprio di questa roba qui. Io avevo contattato il Gradier, che gli avevo chiesto il permesso di ripubblicare il suo articolo, e quindi il mio articolo che c'è su uno dei primi, sarà sul numero 7 o 8 di Virtual, non mi ricordo più esattamente, parla proprio di quella roba lì, e aveva avuto un successo pazzesco, cioè erano arrivate un sacco di lettere in redazione, perché non c'erano le mail, arrivavano le lettere di carta. La redazione di Virtual era stata abbastanza sommersa da gente che chiedeva: ma questa cosa, il Power Glove, incredibile, bello, eccetera, vorremmo... Cioè, era molto sentita la scena, perché ancora una volta... Con Virtuality, la società per la quale lavoravo era andata al Costanzo Show, quindi l'Italia aveva visto quelle macchine lì, aveva visto la gente si metteva il casco in testa con un sacco di gente che ne parlava. Era uscito il Tagliaerbe, il film il Tagliaerbe, quindi era veramente questa è la prima ondata della VR, diciamo, nella prima metà degli anni 90, dal 90, 91 fino al 90, 95, 96, 97, c'è stato proprio un fermento fortissimo sul tema della VR, e quindi anche un interesse fortissimo nel campo della VR a basso costo, trainata appunto da PC VR, Gradechi, e scena underground parallela. Proprio tecnicamente, come si approcciavano questi sistemi, per esempio il Virtuality o questi sistemi che descrivevi, per esempio con il Power Glove, eccetera? Cioè, che linguaggi di programmazione si utilizzavano, Perché c'era come... tanta scelta, si scriveva in C. In C, ho In capito. C assolutamente. Allora, l'SDK del Virtuality era in C. In realtà cosa succede? Succede che nel 92, mi pare, è saltato fuori il C++. E ovviamente quella è stata una rivoluzione molto potente, la rivoluzione della programmazione. Oggetti sembrava inventata apposta per fare la realtà virtuale. Io immediatamente ho detto: cacchio, questa roba qui è assolutamente da capire. Siccome, come ti dicevo, all'interno dei virtuali c'erano degli Amiga, io ho contattato sempre con la posta di carta, cioè incredibile. Ho contattato il Pisa Amiga User Group, c'era uno user group di utenti Amiga fanatici a Pisa, che faceva capo alla normale di Pisa, eccetera, eccetera. Gli ho scritto: a me piacerebbe di qua di là, ma cosa esiste su Amiga, eccetera. E ho scoperto che stavano facendo il porting di una delle primissime versioni di GCC, compilatore GNU C++, e quindi io ho fatto i primi esperimenti dell'utilizzo del C++ su Virtuality. Ho scritto anche un mini framework mio, eccetera, eccetera, che quando era venuto Jonathan Wolder in Italia a trovarci, perché questa società di Palazzolo Milanese era uno dei migliori venditori di tutto quanto il mondo, vendevano un botto, in effetti ne hanno vendute veramente tante, tante, cioè ne hanno vendute, quando dico tante parlo di decine, però Sì, comunque sì, sì. non era facile, visti i prezzi, e comunque era roba da sala giochi, quindi... Però appunto Wolder ne era rimasto lì perché aveva detto: ma scusa, ma tu scrivi in C++, cioè che linguaggio, prima di tutto, che linguaggio è questo? Io ho detto C++, perché non era notissimo, erano i primi momenti. A me avevano portato il compilatore Borland dall'America, il Turbo C++ 1.0. E lì avevo iniziato a studiarlo, a impararlo, e poi dopo ho provato a utilizzarlo sulle macchine virtuali. Mentre invece, per quanto riguarda diciamo, la VR a basso costo, lì erano sostanzialmente integrazioni, nel senso che non è che ci fosse da sviluppare, lì era più roba di elettronica, c'era un eseguibile ben preciso, che si chiamava RAND 386, a
al quale passavi dei file nei quali c'era descritta la scena proprio come poligoni, quindi come vertici e spigoli. Questo se la caricava, ti costruiva la scena e poi semplicemente leggeva dalla porta del joystick. Si aspettava sulla porta dei joystick dei segnali, che erano i segnali del Power Glove che passavano attraverso un'interfaccina e quindi trasformava i segnali del Power Glove in segnali joystick sostanzialmente. Però così il barbatrucco. Quindi era proprio insomma un modo per integrare insomma sistemi, come dire, commerciali come appunto il Power Glove che era della Nintendo, e come si utilizzavano anche dei visori o era solo diciamo monitor? A basso costo di visori NYX. Si era parlato a un certo punto di un affare. Allora, arrivano dopo, in realtà. Sì, in realtà ci sono, ma arrivano dopo. Adesso ti dico come prosegue la storia. La storia prosegue che nel 95, se non mi sbaglio, io fondo la mia società, che si chiamava Cyberfunk, e iniziamo a sviluppare una nostra macchina per sala giochi. Che cos'è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che Microsoft si rende conto che c'è un mercato sterminato da quelle parti lì, cioè il 3D, le tre dimensioni, i videogiochi, cioè non esisteva niente di tutta quella roba lì. Fino al 95 Microsoft ha il DOS, è un affare a linea di comando. Nel 1995 si svegliano e dicono: però è interessante questa cosa qui delle finestre, delle icone, eccetera, eccetera, e fanno Windows 95. Sotto Windows 95 ci iniziano a capire che devono fornire delle librerie per facilitare la vita a chi vuole sviluppare dei giochi. Prima di quel momento lì, di giochi di Microsoft esiste solamente il Flight Simulator. Roba antichissima, però è tutta roba scritta vanilla, cioè da zero completamente, non si appoggia a nessuna libreria. Quindi, quando iniziano a sviluppare queste librerie per giochi, allora, piccolo passo indietro, nel frattempo io avevo già questa mia società e avevo fatto una ricerca dei pochissimi engine grafici che c'erano sul mercato. Ne avevo individuato uno inglese che si chiamava RenderMorph, la società si chiamava RenderMorphix e il prodotto si chiamava Reality Lab, non mi ricordo più come. Comunque, per puro caso, oppure forse neanche tanto per puro caso, perché non è che ce ne fossero tanti, comunque Microsoft compra questa società e praticamente ingloba tutte queste librerie, ingloba tutti i prodotti RenderMorphix all'interno del suo Game SDK, che poi dopo diventerà DirectX, poi dopo diventerà Direct3D, Direct Sound, eccetera, eccetera, e poi adesso le chiamano DirectX, però l'origine è questa qui. Sono tutte librerie che nascono come accompagnando la nascita di Windows 95, Windows 98. Quando inizia a muoversi Microsoft, tutti alzano le orecchie e dicono: ah, attenzione, cos'è questa cosa qui che sta facendo Microsoft? Delle librerie per videogiochi? Allora aspetta un attimo. E quindi cosa succede? Succede che i produttori di schede grafiche iniziano a sviluppare delle schede grafiche sempre più potenti che vanno in direzione del 3D. Quindi si iniziano a vedere le prime schede grafiche che non costino come una Onyx della Silicon Graphics, e quindi si parla dei prime schede grafiche della Matrox, la Matrox Millennium, la Matrox Mystique, che hanno appunto capacità di calcolo 3D con dei chip a bordo. Microsoft inizia a supportarle, per cui, cioè, ovviamente devi scrivere dei driver appositi perché il tuo hardware della scheda grafica funzioni veramente, il tuo hardware specializzato per 3D. E quindi diciamo che anche i PC basati su DOS, basati su Windows,
Windows 95 iniziano a essere capaci di fare della grafica 3D decente. E quindi si sviluppa un mercato, un altro mercato a prezzi più bassi, non bassissimi, però comunque a prezzi accessibili anche per un'utenza non ultra specializzata. È in questo scenario qui che io apro la mia società e quindi sviluppiamo un'altra macchina per sala giochi che si chiama Cyber Buggy, che ci sono delle foto sul mio sito. Contemporaneamente, cosa succede? Contemporaneamente succede anche che si avvicina il mondo scientifico alla realtà virtuale, per cui veniamo contattati da, ad esempio, Dognocchi, Dognocchi di Milano. Vogliono fare degli esperimenti con la realtà virtuale nel campo del training neurofisiologico, eccetera, e quindi anche lì lavoriamo in quella direzione, e uscirà un paper nel 1995, esce un paper per il congresso di San Diego che parla appunto di una cosa sviluppata con un sistema che si chiama Arcana, che serve proprio a valutare le prestazioni di pazienti che hanno avuto dei problemi neurofisiologici, utilizzando una trasposizione in VR di un famoso test che si usa in campo medico, si chiama test del Wisconsin. È un test solitamente fatto con le carte, e grazie al quale riesci a capire quanto l'interlocutore è in grado di scoprire di una certa strategia che tu hai in mente. Quindi presenti delle carte con dei simboli, eccetera, eccetera, lui deve rispondere e dire: tu mi hai fatto vedere questo perché io ti ho fatto vedere quest'altro. Questa roba noi l'avevamo trasformata in una sorta di labirinto con delle porte, quindi tu dovevi muoverti all'interno di questo labirinto trovando la porta giusta e capendo qual era la strategia per cui le porte si aprivano oppure no. È Interessante. uno dei primi lavori di applicazione della realtà virtuale alla medicina, questo qui. Nel 95 non ce n'erano tantissimi. In Italia in realtà c'era altra gente che si occupava, tipo il professor Riva, più avanti, poco dopo è arrivato anche il professor Gaggioli, cioè c'è stato un forte lavoro anche in campo medico. Loro più sul versante psicologico, comunque, mentre invece di qua eravamo nella neurofisiologia. E come sistemi per questi lavori utilizzavate questo sistema che avete messo in piedi voi o Sì, veniva usato? a questo punto qui c'erano dei pezzi, siamo arrivati qui perché mi ha chiesto dei caschetti. A questo punto qui, in quei pochi anni, in quei 2 o 3 anni lì, sono saltate fuori delle schede grafiche abbastanza potenti, e i processori sempre più potenti. Ovviamente comunque un Pentium costava tanto, però lo fai per un sistema che poi deve essere utilizzato a fini scientifici, lo fai. Saltano fuori anche dei caschetti effettivamente molto decenti, tipo i Virtual I.O., che ho scoperto recentemente erano nati come progetto per Amiga, poi fallito, poi comprato, e sono diventati dei caschetti per macchine, per PC. Purtroppo non ce l'ho qui, ce l'ho in ufficio, però erano Virtual I.O. La cosa interessante è che erano molto leggeri, avevano già un sensore interno a 3 gradi di libertà, quindi accelerometro, eccetera, però perlomeno potete tirare la testa, e quelli lì li abbiamo utilizzati sia per le nostre macchine per sala giochi che anche per costruire vari sistemi. Avevano anche un'entrata video, avevano il classico scatolotto esterno per cui potevi attaccare anche il videoregistratore volendo. Erano molto furbi perché erano degli occhialini see-through, quindi potevi vedere anche fuori, però davanti potevi montargli un affare per cui diventava tutto opaco e diventavano occhiali da realtà virtuale. E una cosa interessante è che avevano un magnifico rotellone dietro per allargarli e stringerli, per cui adesso quando io ho visto che dopo N tentativi Meta è arrivata a capire
di fare il rotellone del Pro, che invece per altre questioni, secondo me, è un prodotto venuto decisamente male, il Quest Pro. Però quel rotellone lì è comodo. Stava a copiare, l'abbiamo fatto nel 95, per rompere il rotellone dietro. È interessante. Capito? Cioè, tante volte è bestiale questa cosa del rotellare. No, cioè ci sono delle soluzioni, i pattern esistono per quello. Infatti. I pattern esistono per quello, no? Che facevamo con Cyberpunk, che era il nostro sistema per sala giochi, ancora una volta erano giochi non violenti, per mia scelta, cioè il concetto che tu devi per forza fare un gioco dove spari a un altro non è tanto una questione etica, è che proprio mi annoia come concetto. Evidentemente sono sbagliato io, perché guarda, Fortnite è l'ennesimo, cioè è un affare che ha avuto un successo planetario, è l'ennesima roba che devi sparare. Però, per esempio, il primo gioco che avevamo sviluppato era... allora, c'è da dire intanto che il cyberbuggy, questo affare, era un grosso affare tondo con uno shaft centrale, con un pilone, quindi era una specie di windsurf, e tu, muovendo questa barra qui, sostanzialmente volavi in giro. La barra poteva ruotare su se stessa, per cui tu ti potevi camminare ruotando su te stesso. Avevi il casco intorno e a seconda di come ruotavi, quando tiravi andavi sempre nella direzione davanti a te, perché appunto sotto c'era un meccanismo collegato con un sensore, quindi io ero in grado di capire qual era l'angolo e quindi facevo volare l'oggetto virtuale dalla parte giusta. E quel gioco lì, per esempio, era appunto, siccome da bravo musicista, era una sorta di pastore di note. Nel senso che c'erano in giro delle note che svolazzavano, era un Pac-Man sostanzialmente, c'erano dei mostriciattoli a forma di, c'era una roba che sembrava una tromba, una che sembrava un pianoforte, eccetera, e andavano in giro a mangiare le note, mentre invece tu dovevi colpire le note spingendole verso la casa delle note dove dovevi farle. Questo era un esempio. E tutte queste robe qui venivano fatte, appunto, scritte, il codice era appunto, a questo punto si usava Direct3D, quindi librerie Microsoft, tutta questa roba qui girava su macchine Windows 95 e poi Windows 98 con dentro le schede Matrox, e schede Matrox e il caschetto Virtual.io. Tutto opportunamente blindato per la sala giochi. Qui ci eravamo inventati delle paratie, sì, perché in sala giochi nulla resiste. Cioè, al posto di fare cioè, le prove dei Marines, le dovrebbero fare nelle sale giochi per capire se una roba veramente può resistere agli impatti. È una Effettivamente, cosa incredibile. migliaia di ragazzini che fanno cadere qualsiasi cosa. No, ma a parte quello, c'era adesso i giochi non esistono più, però c'era proprio il concetto del vandalismo, cioè c'era gente che Ecco. lì e ti tranciava il cavo del caschetto e se lo portava via. Madonna. Inutilmente, perché non è che la puoi usare poi quella roba lì, Sì, perché comunque infatti. non hai l'interfaccia, non c'hai nulla, cosa fai? Capito? Era proprio, arrivavamo lì e Era c'era il cavo, proprio così qua. allora abbiamo dovuto fare la copertura metallica del cavo, queste robe qui, no? È stato più difficile blindare le macchine per renderle adatte all'utilizzo in sala giochi che sviluppare il software. Caspita. Sì, no, è veramente, cioè uno non ci pensa, però il problema dell'ingegnerizzazione non è banale, cioè ci No, sono degli infatti. ambienti, cioè la sala giochi degli anni 90 e poi c'è Marte, capito? Siamo vicini, secondo me. Interessante. Degli aspetti che no, io sono stato in alcune sale giochi da ragazzino, ma non dalle mie parti non c'erano i virtuality o cose del genere. Al massimo c'era Street Fighter 2 incabinato, ma e basta. Certo, sì, però se ci pensi, prova a pensare a quei joystick lì, di quei cabinati lì. Ah sì, giusto, sì. Avevano Effettivamente. come si chiama? Il corpo del joystick era un tondello di Eh acciaio sì. con Sì,
Metro, Sì, una effettivamente. roba del genere te lo trovi piegato. Eh sì, effettivamente no, non ci avevo mai pensato. Vabbè, Molto. tornando, stavo dicendo, non mi ricordo più. No, quindi era solo così per capire, Ah, come, insomma, sì, avere un po' proprio più si una. sviluppavamo. Dicevo che queste robe qui erano sviluppate da un lato scrivendo il codice per quanto riguarda l'eseguibile vero e proprio, e poi gli asset utilizzavamo, eravamo io e qualche amico, io la parte proprio degli oggetti 3D non la facevo direttamente io facevo poca roba, ma c'era un altro mio amico. Utilizzavamo un CAD 3D che si chiamava TrueSpace, ormai dimenticato, dopo comprato da Microsoft, però era di Caligari, era una società, se non mi sbaglio, canadese. È stato, che io possa dire, il primo software che utilizzava nativamente un'interfaccia tridimensionale, cioè fino a quel punto lì c'era 3D Studio che aveva le classiche viste top, front, left, eccetera, eccetera. Invece quello lì vedevi proprio gli oggetti in 3D, come sono fatti adesso tutti i CAD, adesso tutto è fatto in quel modo lì. La prima volta che ho visto quell'interfaccia lì è stata con TrueSpace ed è anche stata la prima volta che ho visto i widget per spostare gli oggetti, cioè tu cliccavi su un oggetto, venivano fuori le tre freccine, prendevi la freccina e spostavi l'oggetto. Quella roba lì poi si è vista su Maya, eccetera, eccetera. Però secondo me è arrivato prima, non ci metto pan sul fuoco, ma secondo me è arrivato prima TrueSpace ed era veramente molto carino. E anche lì un lavoro pazzesco perché le specifiche dei file in output non erano note. Quindi io mi sono messo lì. Fai il cubo bianco, prendi il file salvato, me lo guardavo col disassemblatore e dicevo, ah, ok, questo byte qui vuol dire questo vuol dire questo, e quindi fatto reverse engineering delle specifiche dei formati di file. Quindi, Aspetta. capito, non c'era internet, non c'era Se niente. Non infatti. è che c'avevi Google per cercare, non c'era quella roba lì, dovevi fare tutto. Stiamo parlando, insomma, di, diciamo, fine anni 90, seconda metà degli anni 90, più o No, seconda meno. metà degli anni 90, perché ti dico, tutta questa roba qui nel 97 sostanzialmente crolla completamente, perché anche le macchine che facciamo noi per le sale giochi, cominciamo a venderle perché quel mercato lì è già saturo, perché hanno già comprato tutti quanti i virtuality. Capito? Hanno speso tutti i soldi che potevano spendere e virtuality in realtà a un certo punto diceva che avrebbe rilasciato dei nuovi giochi, ma poi i nuovi giochi non arrivavano, le macchine si rompevano, non avevano i pezzi di ricambio, tutte queste robe qui, per cui si forma una nomea non particolarmente buona, scende comunque l'hype del momento, quindi diciamoci la verità, erano degli affari con un casco che pesava 5 kg, quindi una roba qui, o sei fuori di testa come me, che decidi che ne vuoi fare la tua professione, per cui passi la tua vita con un casco da 5 kg in testa, per cui track, scrivi, metti giù, provi, guardi in giro, ti fai venire la labirintite perché 5 kg sulla cervicale io li sento ancora adesso, Caspita. o se no quella roba lì la provi una volta. C'erano effettivamente le code fuori dalle sale giochi, però era tutta gente che lo provava una volta, avevi un campo visivo che era un francobollo. La grafica era 300x200, cioè era una roba, cioè avevi i pixel grossi così. Cioè rispetto alla narrazione che c'era, ah, con la virtuale possiamo fare tutto, è un nuovo mondo, è questo e quell'altro, eccetera, eccetera. William Gibson, il neuromante. Il tagliaerbe, prendiamo dei poveretti, gli mettiamo il casco in testa, diventano dei geni, tutte queste robe qui. Poi dopo arriva lì, si mette il casco in testa, vede quella roba e dice: cos'è sta cosa qua, no? Capito? Quindi nel Effettivamente. 97 crolla tutto, anche perché nel frattempo in Italia vengono liberalizzate le slot machine, quindi addio sale giochi, chi viene aperta la sala giochi quando può mettere lì 10 slot machine. Primo.
Secondo, arriva internet e arriva la bolla di internet, per cui fine dell'hype sulla realtà virtuale, inizio dell'hype, i super mega portaloni, internet, i siti internet, si spostano tutti quanti da quella parte lì, fine della storia. Nel 2000 non esiste più nulla di tutto questo, cioè proprio crolla completamente tutto il discorso sulla realtà virtuale. Io, anche io cambio lavoro, nel senso che poi nel frattempo avevo conosciuto Dimitri Negroponte, il figlio di Nicolas Negroponte, e abbiamo fondato una società per sviluppare giochi non violenti, eccetera, 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 che è andata avanti per un po', però non aveva niente a che fare con la VR. Ma allora, in realtà il periodo Second Life è interessante per me. Perché appunto, essendomi occupato 10 anni prima di realtà virtuale, ogni tanto qualcuno dice: ma com'è che si chiamava quello là? E quindi sostanzialmente mi chiamano a parlare di realtà virtuale. Quindi ricordo per esempio un congresso a Torino dove ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato il mio socio attuale, Alessio Mazzarotti di Fishbone Creek. E c'è un'esplosione di mondi virtuali sulla scia proprio di Second Life. Second Life in realtà nasce nel, credo, 2002-2003, però 2003, sì. 2003, esatto, ci mette qualche anno, perché poi si parla intorno al 2007-2008, nel frattempo nascono altre piattaforme simili, però il successo di Second Life è galattico e ancora una volta si parla della vita virtuale, si parla di questa appunto seconda vita, di concetti cari di distopie care al cyberpunk, perché voglio dire, poi il concetto dello sfigato nella vita reale che diventa imperatore dell'universo nel ciberspazio è la storia di Count Zero, no? Giù nel ciberspazio, esattamente quella storia lì. Molta gente ci si lancia, anche noi abbiamo sviluppato qualche isola, tipo abbiamo contribuito a sviluppare l'isola della Shake Edizioni. La stessa Shake organizza una serie di incontri. Sono sempre stato, sono amico di gomma, cioè ci siamo sempre, no? L'ho sempre bazzicato abbastanza col mondo lì. E quindi se ne è parlato, eccetera. Però di fatto ci ho giocherellato un po' con Second Life, ho capito tutto quanto, però non sono diventato una parte attiva di tutto quello zoccolo duro di Second Life che ancora adesso esiste, cioè c'è una comunità italiana di utenti di Second Life che adesso con l'arrivo del metaverso, della parola magica metaverso, ah, il vero metaverso siamo noi e sono 20 anni che lo facciamo, eccetera, eccetera. Poi lì ci sarebbe da aprire un'ulteriore parentesi su quello che io ritengo essere il metaverso. Ci abbiamo scritto un libro appunto con adesso, voglio dire, definizioni, spatial computing, il perché, il per come, il reality virtuality continuum, per cui il metaverso non sono solamente i mondi virtuali, ovviamente, cioè è una fusione di digitale e di reale che sempre di più sta permeando la nostra realtà o quello che noi crediamo che sia la nostra realtà. Philip Dick dice: la realtà è quella cosa che continua ad esistere anche quando smetti di crederci. È la Giusto. più bella definizione di realtà che possa esistere. Passo indietro. Second Life è un po' quella cosa lì, cioè per me personalmente ha rappresentato un momento molto interessante perché ancora una volta un sacco di gente si mette ad occuparsene e si vede ancora una volta un successo planetario di qualcosa legato alla realtà virtuale. E questa volta abbiamo delle altre cose su cui ragionare, perché quella roba lì, questa volta è connessa, quella roba lì è online, è una rete, cioè c'è la condivisione, una delle cose fondamentali del metaverso, che c'è una dimensione sociale. Okay. Nella realtà virtuale degli anni 90 non esisteva la dimensione sociale, nei videogiochi degli anni 90 non esisteva la dimensione sociale,
dimensione sociale era che alla fine della partita di Pac-Man tu scrivevi nella Hall of Fame del videogioco, ti scrivevi quanti punti avevi fatto, e gli altri dicevano: ah, cazzo, quello là è bravissimo. Ecco, quella è la dimensione sociale. Qui invece Second Life è interessante perché appunto nell'ottica del web tutti sono portati a partecipare, a costruire, eccetera, eccetera. E c'è una dimensione economica, questa è un'altra rivoluzione incredibile. Il concetto che tu possa lì dentro guadagnare dei soldi veri, c'era il cambio dei Linden dollar contro il dollaro vero. Cioè, c'è gente che ci ha campato facendo cose in Second Life. Tutte le meccaniche del metaverso, tra virgolette, in Second Life si sono viste. Lì Infatti, c'era già tutto in nuce. Il discorso sul Second Life è o meno un metaverso, se vuoi è un po' ozioso. Sì, se vogliamo dire che è un metaverso lo possiamo dire. A me di Second Life fa un po' specie il fatto che Rosedale non ha mai voluto supportare dispositivi immersivi, quindi No, giusto, è vero, è non ha vero. mai avuto il caschetto. E poi in Second Life tu hai questa cosa che con la rotellina tu puoi passare dalla prima persona alla terza persona. Per uno come me, ok, io sono un tecnico, cioè vengo dalla tecnologia, però Fishbone Creek, la mia società attuale, è una società dove parliamo di contenuti, parliamo di narrazioni, cioè la prima persona e la terza persona sono due cose lontane. Cioè, poter passare dall'altra in quel modo lì distrugge la suspension of disbelief, la sospensione di incredulità, il patto che tu fai con l'utente quando tu dici sei in un altrove. Quella roba lì la puoi avere. Cioè, è molto più potente se tu rimani in una narrazione, in un punto di vista in prima persona. In realtà virtuale, quando tu c'hai sul casco, la narrazione è in prima persona, non puoi vederti da fuori, come invece succede in Second Life. Nei videogiochi, invece, ti vedi da fuori, nonostante tu dici, io sono quello lì. Però sono meccanismi, adesso dirla così sembra un po' una cazzata, ma non è vero. Cioè, sono meccanismi che ti fanno ragionare in maniera diversa nel momento in cui tu proprio costruisci le esperienze. La realtà virtuale, è molto più simile al teatro che a qualsiasi altra roba, perché tu hai un qui ed ora senza soluzione di continuità. Capito? Cioè, non è come il cinema che a un certo punto stacco, capito? Scena finisce, altra scena. Nella realtà virtuale sì, lo puoi fare, puoi andare a nero, teletrasporti, finisci in un'altra parte, però lo devi fare bene, perché se no, appunto il patto di veridizione che tu hai con l'utente rischi di spaccarlo, cioè tenere c'è questa differenza, no? Tra immersione e presenza. L'immersione è una roba, la presenza è un'altra. La presenza è quella che hai quando leggi un libro, quando vedi un film. Il fatto che tu sei lì è un attimo romperlo. L'hype dura un po', però anche lì scemando. In realtà, attenzione, perché tanti dicono che Second Life è stato un fallimento. Non è vero, Second Life esiste ancora e fattura decine di dollari l'anno, per cui Sì, no, infatti. a dire che Second Life è un fallimento, vorrei farlo in quel modo lì. Cosa succede? Succede che quando provo il DK1 mi rendo conto che stiamo andando nella direzione di una realtà virtuale effettivamente utilizzabile, cioè non è più quella schifezza che ricordavo, è ancora molto indietro, però dico, cavolo, qui cioè, si cominciano a vedere delle cose interessanti, per cui c'è anche un'altra cosa da dire. Come ti dicevo, i dispositivi degli anni 90 avevano un campo visivo microscopico, perché c'era proprio un problema ottico. Cioè, tu non riesci a metterti un affare qui e metterlo a fuoco, ok? Quindi devi otticamente allungare il cammino ottico utilizzando trucchi ottici di vario genere.
a quei tempi là non c'erano proprio i materiali per fare delle lenti con un potere di rifrazione abbastanza forte da allargare il campo visivo. E in ogni caso quelle lenti lì deformano l'immagine. Gruppo di genio di Palmer Luckey, che cos'è stato? E lui ha detto: cavolo, adesso abbiamo così tanta potenza di calcolo che posso permettermi di mettere delle lenti ignobili e grosse e che deformano dei fresneloni che deformano l'immagine. Non me ne frega nulla perché io a livello di software le controdeformo, tanto ormai c'ho la GPU che fa quello, le controdeformo e quando ti metti sul casco hai un campo visivo ampissimo e non deformato. Io quando ho visto quella roba lì ho detto: porca miseria, cioè è una roba rispetto a quello che era Virtuality, oppure anche Virtuality, loro erano degli affari, cioè maschera da sub, capito? Ma quello cambia tutto, quello cambia tutto. Cosa succede? Succede che nel frattempo appunto io sono entrato in questa nuova società, si chiama Sifu Free, che abbiamo deciso di dedicarci a queste robe qui. Quando io faccio vedere al mio socio queste robe qui, dice: cavolo, qui bisogna iniziare a pensare a queste robe. Inizio, nel frattempo sono nati anche dei tool fenomenali, è nato Unreal Engine. Quindi inizio a utilizzare Unreal Engine, versione 3, non ancora la 4, perché era il 2011. E iniziamo a fare delle demo, iniziamo a provare delle cose, eccetera, eccetera. E vabbè, e da lì la cosa si è sempre più sviluppata. Sono usciti caschi nuovi e Unreal Engine è andato avanti. E arriviamo sostanzialmente alla situazione odierna, nel senso, poi cosa succede? Succede che nel frattempo io mi sono anche occupato di realtà aumentata, quindi con un'altra società. Io sono andato a lavorare con Joinpad, fondata da Mauro Rubin, realtà aumentata in campo industriale, quindi orientata alla manutenzione a distanza, cose di questo tipo. Per cui sono sempre rimasto lì in questo ambito, no? Dal 2000, dal 2003 circa al 2009, appunto, non mi occupo direttamente di Second Life, ma lo vedo così perché intanto sto facendo altro. Lavoro in questa società che si chiama SR Labs, dove facevamo prima i tracking e poi passo da SR Labs a Joinpad e inizio a fare realtà aumentata intorno al 2008-2009. Anche lì, ai tracking, altro oggetto fenomenale. Cioè, adesso sembra così una cosa un po' particolare, capire dove guardi. Ok, vabbè, capisci, guardi, in realtà puoi fare delle cose pazzesche. Abbiamo sviluppato a volte tipo un communicator per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Completamente immobilizzati, hanno solamente la mobilità degli occhi. Avevamo sviluppato un affare interfacciato con Mozilla Firefox, per cui era possibile navigare sul web utilizzando solo gli occhi, tra le altre cose. E appunto con Joinpad poi facciamo lavoriamo nel campo della realtà aumentata. Cosa succede? Quindi poi quando ritorno a lavorare in maniera continuativa con Fishbone Creek, società della quale ero socio, ma non lavoravo in maniera continuativa. Nel frattempo sono nati anche tanti altri strumenti anche per la realtà aumentata, e quindi da lì si arriva un po' alla situazione attuale, dove sostanzialmente abbiamo questa dimensione di società di contenuti che vive di contenuti e di narrazioni che vive la tecnologia in maniera come una commodity, e vestiamo in maniera tecnologica le narrazioni che proponiamo ai nostri clienti. Sono i più disparati, vanno dalle case farmaceutiche che hanno bisogno dei simulatori di pazienti virtuali, per cui gli facciamo
dal videoblog al paziente virtuale vero e proprio, o come video di persone reali, oppure proprio di pupazzetto che ti parla, a tantissime altre cose, insomma. Questa storia, cioè, come si tiene tutta questa cosa qua di iniziare con sistemi comunque limitatissimi, con tutti i suoi problemi, e rimanere interessati a questa evoluzione per, insomma, così tanto tempo dopo inverni, primavere, estati? Cosa ti aveva interessato? È una promessa, secondo me, questa cosa qua. È una promessa di un mondo digitale più utilizzabile. Cioè, io vedo in questa cosa dell'XR, quindi non solo la realtà virtuale, questa Sì, fusione di certo. digitale e reale, la possibilità. Molto immediatamente la possibilità di utilizzare dei computer in maniera naturale, cioè concettualmente io, vabbè, allora, a parte che nel 2007 avevo detto, ah, da qui a 5 anni useremo tutti la realtà virtuale, nel 2004, non mi ricordo più, useremo tutti la realtà virtuale perché è troppo comoda, è un qualcosa che ti sostanzialmente ti nasconde l'esistenza del computer, hai capito? No, forse ci arriveremo, ma ci vorrà molto più tempo. Perché appunto è potenzialmente un metodo per nascondere il computer. E quindi oltretutto adesso con gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale, dei vari ChatGPT, eccetera, eccetera, stiamo vedendo veramente dei sistemi che capiscono quello che vogliamo. Quindi c'è ancora un percorso lunghissimo da fare, perché in realtà non è ancora. Siamo al momento dell'invenzione del cinema, quando c'era il treno. Usciva dalla galleria e tutti quanti scappavano fuori dalla sala. Siamo in quel momento lì. Non c'è ancora un linguaggio, non c'è ancora. Cioè, quando Apple ha inventato, non l'hanno inventato loro, sappiamo che Apple non ha inventato niente di queste balle qua. Però comunque Apple butta fuori il suo iPhone dove tu puoi fare gesti multitouch, inventano lo Zoom. Adesso ci sono i bambini che vanno sugli schermi e fanno lo Zoom, capito? Quella roba lì di fare lo zoom, le cosiddette gesture, sono entrate nel nostro DNA digitale. Questa cosa per la realtà virtuale ancora non c'è, per l'XR, scusa, Sì, continuo a dire. no, no, beh, certo. Parlo ovviamente di tutte queste tecnologie cosiddette immersive. È tutto da fare, tutto da vedere. Tutta quella roba lì si gioca certamente sul lato tecnologico, ma non solo, c'è proprio tutta la parte di design dell'interazione, cioè c'è proprio tutta la parte addirittura filosofica. I team che ci lavorano non possono essere fatti solo da tecnologi. Un'altra cosa che scriviamo 20.000 volte nel libro è che l'architetto del metaverso è una figura mitologica, non esiste, non è una persona sola. Possono essere solamente dei team allargati. Hai bisogno dell'antropologo, hai bisogno chiaramente del tecnico, hai bisogno dell'informatico, hai bisogno dello sviluppatore, però hai bisogno anche dello psicologo, hai bisogno del sociologo, hai bisogno di gente che capisca. Tu pensa a Meta. Meta sono gli imperatori del social, Facebook, che ha costruito un affare che non è social per niente. Cioè la gente. Scusa, capisci che razza di treno hanno perso per non aver capito che cosa dovevano fare veramente? Non che io abbia la soluzione in tasca, perché se ce l'avessi sarei qui, chiaramente, no? Però è evidente che ci sono dei tasselli che mancano. Perché? Perché la realtà è complessa. E quindi ogni tentativo di strapparne fuori un pezzo e dire ok, adesso risolviamo la parte tecnica, non è abbastanza, ok, adesso risolviamo la parte, non è così che funziona.
Bisogna approcciarla in maniera più olistica, ok? Vorrei fare il New Age, però il concetto è quello, No, insomma. no, no, sì, certo. Non si possono, ovviamente c'era anche la cosa, appunto, parlavamo, non so, degli avatar in un sistema sociale. Dopo, non so, uno magari sviluppa delle interazioni, però magari io, non so, vado a disturbarti, vengo proprio a disturbarti personalmente. Effettivamente, se io sto su una chat o anche parliamo così, più di tanta, come dire, violenza fisica non è che posso farla. Però effettivamente io ho anche provato, non so, sulla mia esperienza, a me delle volte, non so, andando su VRChat, mi infastidisce quando mi arriva l'avatar di uno addosso, quelli che Certo. vengono e ti parlano e ti seguono e ti fanno hi, 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 hi. E no, non è che è solo, come dire, che bello, possiamo parlare. E lì c'è tutta la questione etica. E infatti questo qui è un altro aspetto ancora. Io sono advisor di una costola della Cambridge University che si chiama Metavetics Institute e che è proprio una, diciamo, un'associazione, diciamo così, che si occupa proprio dell'etica del metaverso. Cioè, come fai a costruire un metaverso inclusivo, utilizzabile, tutti i classici temi, queste robe qui, cioè il cyberbullismo nel metaverso assume una dimensione inedita. Se non capisci da subito in che direzione andare, rischi di fare dei danni che sono spaziali. E te ne dico un'altra ancora più divertente. Io faccio parte anche di un altro gruppo che, a dirla così, adesso tu dirai, questo è scemo, il DETA, è il Dipartimento Europeo Tutela Androidi. Detto così, sembra una presa per il culo, anche perché il fondatore di questa cosa qui è Hermes Maiolica, che è famoso per essere stato un costruttore di notizie di bufale che diventavano virali. Però in realtà, infatti, adesso lui ha un problema, perché invece diciamo, i concetti sottostanti al DETA sono molto sensati, e quindi quando lui si presenta tutti quanti pensano che li stia prendendo per il culo. Cioè, il concetto è: adesso come adesso, i robot, ok, cosa vuol dire? Vogliamo attribuire dei diritti ai robot. Per quale motivo? Adesso come adesso, attribuire un diritto a un braccio meccanico non ha nessun senso, però stiamo vedendo degli avanzamenti nel campo dell'intelligenza artificiale che fanno sì che gli scenari tipici della fantascienza, del robot che a un certo punto diventa cosciente, non possiamo dire che siano assolutamente improbabili. Cioè, ci sono delle serie televisive dove ci sono gli androidi che sono i nuovi schiavi. Rischiamo, che succeda quella roba lì nella realtà. Cioè, bisogna pensarci. A parità, cioè, quando ci sarà, perché ci sarà gente che perderà il lavoro per colpa delle macchine. E quando questa gente, delle quali probabilmente farò parte anch'io, perché, cioè, ho visto far robe con ChatGPT nel campo della scrittura del codice che fanno impressione. Quando queste persone si troveranno davanti a un robot o a un tostapane, prenderanno la mazza e romperanno il robot, non romperanno il tostapane, capito? Poi anche questi concetti etici qui vanno tenuti in considerazione. E questa è tutta roba che nella fantascienza è già stata scritta. Per quello bisogna leggere la fantascienza. È importantissimo. Gli scrittori di fantascienza sono i più carrozzati a vedere dove stiamo andando.